Allora, vi presento subito gli ospiti oggi in studio con me, Stefano Santin, della Casa del Consumatore. Bentornato, collegato con noi c'è Giambattista Baccarini, presidente nazionale della Federazione Agenti Immobiliari, e anche Saverio Fossati, collega del Sole 24 Ore. Buongiorno. Lockdown e incertezza economica hanno determinato il rinvio di molte scelte importanti per le famiglie, comprese quelle legate alla compravendita di immobili. Vi faccio vedere questi dati. Mercato immobiliare lockdown, meno 15,5% di compravendite nel primo trimestre 2020, con 117.000 transazioni, 14.000 in meno rispetto al 2019, meno 45% di compravendite a marzo. Un dato che sembra incoraggiante, sorpresa, l'immobiliare regge richieste di prima casa più 15%. Baccarini, vuol dire che in poche settimane la fase 3 sta già dispiegando i suoi effetti? Ma direi che è molto difficile dire in quanto e quanto terminerà questa fase 2, dipenderà quando e come inizierà questa fase 3, cioè quando torneremo e come torneremo alla normalità. Credo però che sarà fondamentale in questo periodo l'elemento e l'effetto della fiducia. La fiducia non solo che sta ritornando giorno per giorno in relazione alla sicurezza sanitaria, ma anche e soprattutto la fiducia che tutti noi operatori del settore dobbiamo iniettare e trasmettere nel mercato, ma non dicendo cose non realistiche, ma dicendo e individuando e valorizzando elementi positivi, come per esempio che la storia ci dice che l'investimento immobiliare è e rimane il miglior investimento nel medio lungo periodo, anche e soprattutto considerando che i mercati finanziari in questo periodo hanno dimostrato tutti i propri limiti e incertezze. Abbiamo anche registrato, come diceva Fossati, in questo primo mese e mezzo della riapertura un più 15% delle richieste di prima casa e quindi una propensione alla valutazione del cambio della prima casa nel post-Covid in virtù delle nuove esigenze riscoperte proprio in questo periodo di chiusura forzata. Infine ci sono enormi aspettative sul provvedimento di cui avete parlato anche recentemente nella vostra trasmissione, del super bonus del 110%, previsto nel decreto rilancio, un provvedimento di green economy a sistema circolare che prevede elementi importanti come la riqualificazione e l'efficientamento energetico, determinerà una serie di vantaggi se saranno apportati alcuni correttivi come l'estensione almeno a 5 anni per poterne usufruire e soprattutto l'estensione a tutte le seconde case unifamiliari. Ecco, credo che questo potrà rilanciare effettivamente il mercato immobiliare, in particolare quello dell'usato, che sappiamo racchiudere circa il 75% delle transazioni immobiliari. Baccarini, le visite agli immobili sono riprese a pieno regime e se sì, con quali precauzioni? Ma diciamo che le visite, noi abbiamo avuto una riscoperta positiva nella riapertura, per il 68% delle agenzie immobiliari c'è un volume come pre-Covid, diciamo, delle visite effettuate. Come dicevo, c'è una richiesta forte di questo cambio della prima casa, proprio perché in questo periodo abbiamo potuto valutare quelli che sono le reali esigenze dei nostri spazi interni, nostri, della nostra famiglia, avere uno studio per videoconferenze piuttosto che un terrazzo e un giardino. Quindi ecco, ci sono dei segnali positivi che ovviamente poi dovranno essere canalizzati in accordi contrattuali veri, perché tramite solo i bilanci che potremo fare a fine stagione, o meglio a fine anno, meglio ancora, credo che si potrà tirare le file e dire se effettivamente si è tornata alla normalità oppure meno. Vediamo i prezzi delle case in città. Per un appartamento di 80 metri quadrati in buono stato a Milano in centro dobbiamo sborsare 520.000 euro, in periferia 200.000, a Torino, la città di Stefano Santin, in centro 235.000 euro, in periferia 90.000, a Firenze in centro 320.000, in periferia 190, a Napoli in periferia 110, al centro 380, a Roma si va da una forbice dei 2,20 della periferia al centro 480.000 euro, parliamo di 80 metri quadrati, a Palermo in centro dobbiamo sborsare 180.000 euro, in periferia 110.000. Vediamo anche le previsioni sui prezzi delle abitazioni. Vediamo 2020 da meno 1,1% a meno 4,3%, il 2021 da meno 1,2% a meno 6,4%. Nel 2022 potremo arrivare a un meno 5,4%. Baccarini, la pandemia ha avuto un impatto significativo anche sul mercato delle locazioni, cioè degli affitti. Cos'è cambiato in questi mesi? Ma noi nel primo mese di lockdown avevamo registrato 65.000 accordi di locazione non perfezionati e numerose richieste anche di rinegoziazione del canone. Devo dire che in questa fase il ruolo dell'agente immobiliare professionale nel gestire tali situazioni è risultato spesso strategico e mi viene da definirlo benevolmente risolutivo nell'interesse di entrambi i contraenti. Devo dire che per le locazioni residenziali non registriamo perlomeno in questi primi 45 giorni grandi variazioni sia in termini di richieste
che di valori dei canoni. Mentre invece registriamo nel settore terziario e commerciale, lo citava Fossati prima, sta particolarmente soffrendo, soffriva anche prima, sia in termini di richieste che di valori. Ci sono molte richieste di rinegoziazione, soprattutto per il comparto degli uffici, dettato appunto da questo sviluppo dello smart working e anche dalle indicazioni che il governo dà di attuare questa modalità, e anche per i negozi, per l'e-commerce. Tutti noi ci siamo abituati in questo periodo ad acquistare prodotti sempre più online. Ecco, bisognerà capire se tale tendenza sarà dettata dall'emotività che tutti viviamo da tale emergenza pandemica, oppure se tali cambiamenti saranno Chiaro. veramente radicati nella società.